Buongiorno Pitt. Pippi. Ciao piccolino. Ah, buongiorno amori cari, buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Sono già stata al lavoro, adesso sono in pausa pranzo, ho appena pranzato e mi sono impigiamata ovviamente perché sto molto più comoda e mi sono resa conto di non avervi ripreso nulla stamattina, infatti ho detto oddio fammi iniziare subito il Vlogmas, aiuto, e quindi eccomi qua. E non vi ho ripreso solamente il mio cane, per un semplice fatto in realtà, c'è stato calcolato questa scelta di prendervi Pit, perché non ve lo mostro mai? E perché non ve lo mostro mai? Perché lui è sempre in salone, è sempre spesso con la mia mamma, no? E quindi non ve lo faccio mai vedere, sembra quasi che non ce l'abbia più, invece il mio Pit c'è e ci vogliamo anche tanto bene. E niente, quindi ci tenevo a mostrarvi il mio cagnolino, che è sempre qui con noi, il nostro piccolo, è parte della famiglia, come se fosse il mio fratellino, quindi gli voglio tanto bene. Adesso videochiamo Giulia, mi rilasso un po', mi faccio la mia pausa pranzo super rilassante e stasera succederà una cosa che aspetto da tanto. Ciao amori! Allora, mi sono fatta una mezza coda al volo e mi preparo proprio al volo perché stasera appunto vado a vedere il film della Disney e inizia, raga, letteralmente tra 5 minuti, però per fortuna c'è la pubblicità, quindi scendiamo tra 5 minuti, tanto il cinema è vicino. E quindi niente, raga, questo è il mio outfit, molto semplice, questo maglioncino rosso super natalizio. Adesso mi do una ripassata al volo al trucco, ma proprio rapida, rapida, rapida. Mi sono fatta le sopracciglia, volevo farvi notare che belle, e poi corro e scappo al cinema perché non vedo l'ora. E niente ragazzi, quindi così, volevo farvi questa clip. Vale, sei carica per questo film? Sì, tantissimo. È contentissima, mi ha supplicato di vederlo ragazzi, ho detto proprio ti prego Elena per favore, e ho detto vabbè dai, vero? No, ma sotto ci sto a sentire, ciao. No, no, no. Ti è piaciuto il film? La stellina sì. La mascottina. A me è piaciuto molto. Molto stile Disney, proprio come me l'aspettavo, mi è piaciuto. Ragazzi, recensione un pochino più approfondita. Era esattamente come me l'aspettavo, dava le vibes Disney giuste che piacciono tanto a me. Mi ha trasmesso delle emozioni e è molto molto carino. Raga, ho gli occhi stanchissimi, lasciate perdere le mie condizioni, i capelli pazzi, sembro, non lo so, manco io che sembro. Adesso forse mi guardo una puntata di The Crown e poi vado a dormire perché sono un po' distrutta. Adesso mi volevo struccare un po' con voi, scusate veramente raga le condizioni, cioè mi sto sentendo di un brutto in questo momento, però va bene. Comunque almeno un pigiamino da Harry Potter. Comunque, mentre mi stucco, chiacchieriamo un po' del film. Se siete amanti della Disney, immagino vogliate una recensione e ve la darò il più sinceramente possibile. Questo film mi ha soddisfatta, mi ha veramente soddisfatta, mi ha dato le vibes che io amo dei film Disney, me l'ha data assolutamente. Poi tra l'altro c'erano alcune parti molto interessanti, tipo i quattro migliori amici della protagonista, io ho notato che avevano tutte le caratteristiche di un anno diverso in Biancaneve, quindi queste piccole cose che mettevano, inserivano, veramente strazzeccate. Piccoli cameo abbastanza tipici dei film Disney, ma qua proprio raga si sprecavano, credo perché è il film comunque del centesimo anniversario, dell'anno del centesimo anniversario della Disney, uscito per quello, insomma il grande evento di 100 anni, quindi anche credo tanto per quello hanno voluto mostrare tanti piccoli cameo di vecchi film. Ma questa dei sette nani era veramente celata raga, ce l'ho fatta e sono un po' fiera di me che l'ho capito da sola, perché c'era questo che starnutiva sempre, gli bloccavano così lo starnuto e mi è venuto in mente il nano. Poi li ho contati, erano 7 e non è che erano i nani, erano ispirati ai nani dei caratteri, ci ha messi lì, capito, con un senso. Poi c'è uno che mi sembrava troppo brontolo e dopo l'ha confermato, ha detto ah poi non vi lamentate che mi chiamate tutti brontolo, quindi raga ci avevo azzeccato e probabilmente lo leggeremo a breve. E, però volevo ammettere e dire raga, il primo giorno l'ho notato subito, grazie, volevo testimoniarlo a YouTube. Elena, la ragazza che l'ha capito subito appena è uscito, oggi è uscito ragazzi, sono io, grazie, scusate, lo dovevo dire. Comunque, e a parte ciò, mi è piaciuto tanto, dava proprio le vibes Disney, magari evito di spoilerarvi cose, ma da vedere secondo me. Raya per me è stato un flop,
Ecco, per esempio Raya, che era il penultimo film, uno degli ultimi che è uscito, non il penultimo, ma uno degli ultimi, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto proprio, non mi ha dato quelle sensazioni, perché alla fine la Disney ti emoziona, vuoi o non vuoi, tratta dei temi che ti emozionano, e la scelta delle musiche, la professionalità che c'è dietro il film Disney, perché c'è, si vede, è tangibile, sanno proprio dove andare a parare per emozionarti, grandi, piccoli, tutte le età, e ci sono riusciti, veramente ci sono riusciti, le colonne sonore pazzesche, i momenti di trama messi proprio nel punto giusto, con la musica giusta, tipico Disney, proprio che i brividi ti salgono, e raga, io innamorata, bello, 10, 10. Ragazzi, mentre sorseggio la mia camomilla che è qui accanto a me, rispondo a un angolo di Furlan che è veramente veramente carino, mi ha intrigato particolarmente e mi dice se è cambiata negli anni il mio modo, insomma, di vedere il Natale, di percepire questa festa e i valori che trasmette. E questa domanda me la fa Alessia Benedetti. Allora, mi metto un attimo più comoda, così sorseggio proprio la camomilla, un momento proprio tipo tè con le amiche. Allora, la mia versione del Natale sì, è senz'altro cambiata rispetto a quando ero piccola, ma in maniera proprio classica, e ecco, magari la vivo in maniera molto più matura, assolutamente, quindi quella magia di quando sei piccola, diciamo che crescendo vai un po' a perderla, diciamo che inizi ad apprezzare cose diverse che magari, ecco, da piccolina invece non vedi del Natale, quindi l'importanza di questa festa, il capire veramente cosa significa stare con la famiglia, cioè capire cose che magari da piccolina davi per scontate, ma quando poi cresci ti rendi conto. Ecco, diciamo che da piccolina magari stare con i parenti è una cosa scontata, non ci dai tanto peso, quando poi questi parenti, quelli importanti, e alcuni non li hai più, e ti rendi veramente conto, no? Quindi diciamo inizi ad apprezzare quelli che ci sono ancora in maniera un po' più matura, come è normale che sia. Quindi sì, sicuramente come percepisci la famiglia e come percepisci questo evento, questa festa, cambia, non è normale, per tutti è così, non solo per me. Ma la magia del Natale, quel tipo di magia là, la magia natalizia che trasmette, che sentono i bambini o che sentono le persone che hanno figli, quella magia non l'ho mai persa e sono tanto contenta, perché forse mi sono sempre forzata molto a tenerla sempre viva dentro di me, facendo tante attività natalizie come vedere film di Natale, villaggio di Babbo Natale. Questa cosa ha sempre mantenuto in me la vitalità e lo spirito di una bambina riguardo il Natale e sono contenta. Che lo spirito natalizio, ragazzi, secondo me non è... cioè è proprio una cosa che sta proprio con te, cioè si aggrappa a te, ti segue per tutto il periodo e devi sempre mantenerlo vivo, perché dal momento in cui lo fai vivi proprio il Natale con gli occhi di una bambina ed è la cosa più bella, cioè è proprio magico. Io come vivo il Natale è speciale, raga, è veramente speciale, perché faccio tutte quelle attività che si fanno d'inverno belle, anche solo bere una cioccolata calda guardando un film con le lucine, non so, fare anche i pensierini, pensare alla persona a cui li fai, che siano grandi o piccoli, però pensi a quella persona, ma quanto è bello, cioè tutte quelle piccole cose, raga, io impazzisco, cioè a me piace proprio tantissimo e bisognerebbe sempre mantenere vivo il Natale, perché è veramente il periodo più bello dell'anno, quindi dobbiamo un attimo concentrarci nel tenerlo sempre vivo, perché ne vale troppo la pena. Mi sono messa un attimo giù perché stavo scomodissima. Comunque, tesoro, rispondendo quindi alla tua domanda, se per me è cambiato il Natale, i valori che mi trasmette, ti dico no, perché ho sempre cercato di tenerlo vivo dentro di me, quindi per me i valori che mi hanno insegnato da piccola del Natale li ho ancora vivi in me, innanzitutto perché sono credente, quindi per me è comunque la festa di Gesù quindi anche dalla parte della fede è importante, e il riunirsi con le persone che ami, che magari durante l'anno non riesci a vedere, della tua famiglia, è speciale, cioè è un giorno veramente bello e pieno d'amore, cioè sei circondata di amore in tutte le forme, in qualsiasi forma sia, comunque amore, l'amore della tua famiglia e non lo so, l'atmosfera, poi secondo me è tutto molto, è talmente caldo, no, quello che si respira, che veramente ci fate caso, a Natale siamo tutti molto allegri quando siamo intorno a queste cose belle e festive. Quindi
raga, sì, per me il Natale trasmette veramente tante cose. I valori che trasmette sono amore, principalmente. Amore in tutte le forme. E è bellissimo il riunirsi, stare con la famiglia, che sia anche gli amici, perché la famiglia non sono solo quelli di sangue. E io, per esempio, invito sempre la mia migliore amica alla vigilia di Natale, perché per me è famiglia, anche lei. Quindi famiglia intendo in tutte le forme. E quindi, non lo so, i valori che mi trasmette sono sempre gli stessi, le sensazioni sono sempre le stesse, e credo e credo e spero che rimarranno sempre così, perché le sensazioni e l'amore che mi dà questo periodo dell'anno è inspiegabile. C'è proprio il mio periodo dell'anno preferito, e poi c'è anche il mio compleanno, quindi un po' il mio giorno speciale, un po' una serie di cose. Diciamo, le feste in generale mi piacciono tutte, anche salutare il vecchio anno per dare vita a un nuovo anno, quindi un rinizio, quindi anche Capodanno. Tutte le feste mi piacciono tantissimo, è il periodo più bello dell'anno per me. Raga, niente, questo era il mio angolo di Furlan, e fatemene altri qua sotto perché mi piace stra tanto rispondere. Adesso andiamo a aprire al volissimo il calendario dell'avvento, perché poi vado a nanna che sono un po' stanchina. Giulia si è già addormentata, quindi apriamo il calendario dell'avvento e poi vado anch'io tra le braccia di Morfeo per svegliarmi domani e avere una bella giornata lavorativa, anche perché sono le ultime prima delle ferie di Natale, quindi spingiamo, sono le ultime spinte. E niente, adesso andiamo. Bene ragazzi, ci troviamo qui per aprire la nuova casella di oggi, la numero 21. Ah, adoro! Questo è palesemente Draco Malfoy, tra l'altro adoro perché questa versione di Draco mi piace troppo, che lui è tutto vestito da inverno, bellissimo, lui quando spaventa Hermione e Ron e Harry, con il mantello dell'invisibilità gli fa lo scherzo, montiamolo. Ora raga, l'ho messo qui, che sta facendo shopping, ma la faccio ovviamente scorbutica. Comunque è troppo carino, ve lo faccio vedere da vicino, con la faccina arrabbiata. Troppo carino. E niente, lo metto qua, che fa shopping, ma non è convinto. Con questo bel sottofondo, con l'albero e le luci, vi auguro una buona serata, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al vlogmas di domani. Qua Elena è tutto, un bacio grande.